Eccoci qui per il secondo gruppo delle regole di composizione alternativa, quello dove ho raccolto le regole di composizione che sfruttano le forme. I metodi di composizione fotografica che sfruttano le linee li trovi nel video della scorsa settimana che troverai in fondo al video nella schermata finale. Alla fine di questi video potrai applicare questi 18 metodi di composizione diversi da soli oppure insieme alla regola dei terzi per avere immagini molto più potenti ed originali. Ringrazio tutti i fedelissimi che si sono iscritti nelle scorse settimane sia qui che su Instagram, ma siete ancora davvero troppo, pochissimi e non capisco perché non pigiate quel pulsante lì sotto, che oltre a essere gratis, eviterebbe che io sprechi minuti preziosi minacciandovi delle peggio cose per farvi iscrivere. Devo comprarmi un frustino? Bene, cominciamo con le cose serie e divertiamoci a usare delle forme per creare delle foto originali e accattivanti. Al primo posto troviamo i triangoli. Se le diagonali già funzionano bene, i triangoli funzionano ancora meglio perché circoscrivono l'area di interesse all'interno del fotogramma. E poi puoi posizionare i dettagli agli angoli e dargli ancora più peso. Inoltre, i triangoli si sposano benissimo con le diagonali e riuscire a utilizzarli insieme dà molto più importanza ad un'immagine. Punto 2 è la forma S. Cosa c'è di più bello di un fiume che si srotola a S dentro un'immagine o anche una strada o un vialetto o un qualunque cosa? Ecco, se si trova una figura del genere va sfruttata. Accompagna l'osservatore nello scatto e gli fa osservare tutti gli elementi che sono posizionati nelle anse della S. Un elemento importante a fine della S può essere significativo come oggetto principale. Al punto 3 abbiamo la forma L, che è una forma che ben si presta a realizzare uno spazio vuoto sulla gamba più lunga della L. Utilissima scelta compositiva se stiamo fotografando una scena dove c'è un'azione che viene resa dinamica dal vuoto se lo mettiamo nel verso in cui si compie. Forma C, che è un elemento compositivo fortissimo per creare una cornice con una via di fuga intorno a un soggetto. Aiuta l'osservatore a focalizzarsi sull'oggetto principale e poi lo accompagna lontano. Al punto 5 abbiamo la forma AV. Queste forme possono essere orientate in qualunque direzione nello spazio, non per forza nel senso di lettura. Quindi una V non è nient'altro che un angolo formato da due diagonali ed è uno strumento potentissimo per indirizzare l'osservatore verso il soggetto principale che sarà posizionato sulla punta della V. Punto 6, forme bilanciate. Questo tipo di composizione succede quando noi abbiamo due forme simili posizionate più o meno equidistanti rispetto al centro dell'immagine. Il soggetto principale possono essere le due forme oppure un soggetto messo tra le due forme. Punto 7, troviamo le forme sbilanciate. Il concetto è sempre quello di prima, però invece di avere due forme simili per forme e dimensioni avremo due forme diverse. L'immagine che si forma è sbilanciata, ma può essere molto interessante. È un tipo compositivo che si trova spesso nella fotografia di paesaggio e se utilizzato bene può creare immagini d'impatto. Punto 8, comporre con le cornici. Io credo di averlo già detto in qualche video che non amo particolarmente questo tipo di composizione perché crea un'immagine particolarmente statica. Però in realtà deve piacere tantissimo perché ci sono tantissime cornici sparse per i punti panoramici già pronte per fare dei meravigliosi selfie cartolina. Punto 9, il tunnel. Regala all'osservatore un percorso nelle tre dimensioni grazie alla forte prospettiva che genera. Le foto con questo genere di pattern risultano sempre molto belle, però sono un po' vuote se non posizioniamo il soggetto principale alla fine del tunnel. Al decimo punto e ultimo c'è la forma circolare, che in realtà potrebbe anche essere visto come un vero e proprio formato a sé stante, penso un po' alle fotoprofilo dei social, ma la composizione a centro si presta bene per i soggetti circolari pieni di dettagli. Bene, per questo video è tutto, alla prossima!